un ringiovanimento di testa, di mente, di modo di pensare. Abbattendo gli steccati, questa città può vincere esclusivamente se tutti faranno la propria parte e tutti si sentiranno parte di un progetto. Mi spingo anche oltre anche le appartenenze politiche. Io credo che molte città di questo paese hanno raggiunto grandi obiettivi quando si è condiviso un progetto con tutte le forze politiche, con tutte le categorie sociali che rappresentano la città stessa. Dicevo prima, riferendomi ringraziamenti al sindaco, che tanto abbiamo fatto. Troppo poco, secondo me, io non perdo occasione di dirlo, abbiamo comunicato di quello che abbiamo fatto, ma questo lo recupereremo, Andrea e gli altri, con una comunicazione all'interno della campagna elettorale, perché, viva Dio, abbiamo lavorato 10 anni, almeno godiamoci quello che siamo riusciti a ottenere. Sta di fatto che dobbiamo cominciare a raccogliere quello che abbiamo seminato, in parte l'abbiamo fatto, in parte lo dovremo fare, perché rimettere al sistema dopo 10 anni in una città passa per il fatto che l'obiettivo finale è quello di non creare ormai aspettative, ma creare opportunità per i giovani della nostra città. Dobbiamo predisporre un progetto e un programma di coalizione che sia principalmente rivolto agli ultimi, ai più deboli della catena. Quindi quando Andrea parlava dei precari, quando parlava degli operai in cassa integrazione in questo momento, deve funzionare per loro, per un semplice motivo che se funziona per loro funzionerà per tutto il resto della città. Quindi è fondamentale che si lavori su un osservatorio economico serio che parta dall'amministrazione e continui a dare l'amministrazione come punto di riferimento. Noi in questo periodo, mai come in questo periodo, forse sindaco, abbiamo avuto la processione di operai, di singoli cittadini, di famiglie. Non mi era mai capitato di avere padre, madre e bambino che venivano da me a parlare per cercare un posto di lavoro. E credo che i miei colleghi di giunta abbiano avuto tutti lo stesso sentore, e credo che lo stesso sentore ce l'abbia Giancarlo in regione, e quando accoglie i suoi cittadini, i suoi elettori all'interno del suo ufficio. Quindi questo ci deve far capire che tutto passa per un patto sociale nuovo, un patto per lo sviluppo nuovo. Noi l'abbiamo fatto nel 2001, se non mi sbaglio. In 9 anni è cambiato, ecco perché continuità in quello che abbiamo fatto, ma cambiamento continuo e monitoraggio continuo di quello che cambia, perché non dobbiamo, come non abbiamo mai avuto paura di dire abbiamo sbagliato, ma lo abbiamo fatto con la coscienza di gente che lavora e ha lavorato, però dobbiamo anche pensare che le cose cambiano, probabilmente le azioni che nel 2001 avevamo previsto non vanno bene per il 2009, non andranno bene per il 2010. Su degli appunti che avevo, che vengono dal bilancio sociale del nostro comune, si parla per quest'anno di 850.000 euro di trasferimenti statali in meno al comune di Spoleto. Io sono solo in questo momento, non c'è un candidato, non c'è un consultare della CPL, perché dovrà inevitabilmente spiegare perché ci sono 55 milioni di euro in meno per le politiche giovanili, 23 milioni di euro in meno per le politiche scolastiche, 37 milioni di euro per il trasporto pubblico, 275 milioni di euro per le politiche sociali, 100 milioni di euro per l'inclusione sociale e oltre 150 milioni di euro in meno per la formazione. Non lo sa bene Patrizia, che tutti i giorni va a cercare di raccogliere le opportunità. Dovrà spiegarlo alla gente, dovrà spiegare che alternativa vuole dare a questa città che in 10 anni ha riacquisito la dignità attraverso anche l'aiuto e il lavoro della macchina comunale. Sono contento che stasera ci siano anche i dipendenti, perché abbiamo creato e formato un gruppo che va oltre quello che gli americani chiamano il think tank, il modo progettuale, il modo in cui riusciamo a porci sui tavoli per attirare risorse sia comunitarie che nei progetti regionali, che nei progetti provinciali. Ci vedono sempre i primi posti negli ultimi 5 anni. Prima eravamo i primi dei non eletti, ci aspettiamo sempre in giunta. Ormai è inevitabile che siamo i migliori e dobbiamo per questo avere
la coscienza che dovremo avere una dignità all'interno di questa regione, dovremo avere una rappresentanza, come Andrea ha sempre detto, dall'inizio in giunta regionale, in consiglio regionale, in giunta provinciale, in consiglio regionale, in consiglio provinciale. Perché è fondamentale che le migliori e più qualificate amministrazioni e città abbiano il riconoscimento del merito. E questo sarò pronto a fare la battaglia fino all'ultimo giorno. Perché è inevitabile che sia sentita la differenza dal momento in cui abbiamo avuto finalmente un consigliere di maggioranza dopo 5 anni. Si ha un punto di riferimento. Quindi non va l'amministratore con il cappello in mano, ma ci sono dei punti di riferimento e delle realtà che uno ha costruito con il lavoro e con il sudore, soprattutto della struttura comunale. Io ringrazio, ma non solo la dirigenza, anche fino all'ultimo dipendente che è rimasto fino alle 10 di sera a tenere aperto il comune perché si stava facendo dei progetti comunitari che dovevano essere consegnati dopo, che sono andati negli orari fuori dall'ufficio a fare la concertazione con le associazioni di categoria perché il comune deve aprirsi all'esterno. Non dobbiamo solo chiamare a noi tutti, dobbiamo andarli a cercare, dovremo andare a cercare le aziende in maniera puntuale, precisa e calendarizzata per capire che problemi avete, che situazioni ci sono, in che modo il comune può darvi una mano più dei tavoli di concertazione che può fare. Perché se no arriveremo a scoprire per vie traverse che alcune aziende mettono in cassa l'integrazione dei dipendenti, non ce lo possiamo più permettere. Dobbiamo spingere sull'acceleratore perché il progetto città sia il progetto della città, non dell'amministrazione che lo dà alla città.